Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ci ho pensato tanto se filmare questo video oppure no. Ho considerato i pro e i contro tantissimissime volte e sono giunta alla conclusione che i pro in questo caso superino di gran lunga i contro. Quindi, io se riesco, anche solo raccontando le mie esperienze, ad aiutare anche solo una persona che mi sta guardando ad evitare che passi quello che ho passato io, per me è già motivo valido per filmare questo video. Quindi, e anche dopo aver ricevuto tanti messaggi da parte vostra, tanti commenti, da parte di ragazze che sono in situazioni, di abusi psicologici o anche fisici, ma sto parlando più che altro di abusi psicologici. Mi sento come di avere la responsabilità di parlare di quello che mi è successo, perché così posso consigliare tutti quanti quelli che mi scrivono in un video unico e posso magari evitare che appunto passino quello che ho passato io e tantissime altre donne a questo mondo, ma non solo donne, perché gli abusi psicologici e fisici, molto spesso è vero che sono gli uomini, però sono anche le donne a farlo, quindi ci sono anche uomini e ragazzi che sono vittime, di questo. Io in realtà avevo già pensato di filmare un video del genere, già quando avevo iniziato YouTube. E infatti voglio fare una piccola premessa: non voglio che si pensi a nessuno in particolare, perché è vero che io ho passato molta della mia vita su YouTube, ma cioè, ho anche avuto delle relazioni prima di YouTube e quindi non vi dirò, non sto parlando in realtà di una persona solo, ho avuto due relazioni con uomini psicologicamente molto violenti. Non farò nomi e non dirò niente nello specifico naturalmente, quindi non vi dirò se si tratta di una cosa che è successa recentemente, se è successa prima, se è successa mentre ero su YouTube o appunto prima. Quindi non voglio, però voglio parlare di come mi sono sentita io e di come spero di poter aiutare tanti di voi che mi chiedono consiglio via messaggio. Cerco sempre di rispondere privatamente, mi scuso se non lo faccio con tutti, perché a volte so che sono messaggi per voi molto importanti. Il problema è che siete 700.000, ve lo dico sempre, sono poco, spero di sì, siete più di 700.000 e io sono una, quindi io neanche stando tutto il giorno su YouTube riuscirei a rispondere a tutti quanti, ok? Quindi mi scuso in anticipo, per questo voglio fare questo video, perché secondo me posso aiutare tutti quelli che mi scrivono appunto sull'argomento. Voglio toccare anche l'argomento narcisismo e anche qui secondo me può essere molto molto utile. Non mi dilungo troppo con questa intro perché già vi sto alla fine parlando e raccontando e vi dico che ho il cuore a mille ragazzi ed ho un po' di ansia nel filmare questo video, però appunto è giusto secondo me che io lo faccia e mi sento pronta a farlo. Non è facile neanche questo video per me perché comunque ho avuto anche relazioni con persone che stimo e che sono buone persone, che magari non ha funzionato tra di noi, però rimangono comunque delle belle persone che non hanno cattiveria, che non farebbero, non mi hanno mai fatto del male, che non farebbero volontariamente del male agli altri, né fisico né psicologico. Quando si pensa alla parola narcisista, uno pensa al narcisista, è uno che continua a guardarsi allo specchio, dice: "Ma quanto sono bello", una persona vanitosa. In realtà non bisogna confondere l'essere vanitosi con il disturbo narcisistico di personalità. Sono due cose completamente diverse, anche se possono avere una minima parte in comune. Io ho letto molti libri a riguardo, mi sono poi anche informata con miei amici psicologi e psicoterapeuti, però non sono ovviamente una psicologa, ragazzi, posso dirvi appunto la mia esperienza, quello che ho imparato io. E appunto non bisogna fare confusione tra l'essere vanitosi e il disturbo narcisistico di personalità. Quello che mi preme dire prima di tutto e che voglio che si sappia è che i narcisisti hanno sempre, e sto parlando nelle relazioni amorose in questo caso, ma ovviamente si può parlare di relazioni lavorative, relazioni nelle amicizie, eccetera. Nelle relazioni amorose ci sono sempre gli stessi pattern, sempre gli stessi schemi, con sempre le stesse tempistiche tra uno schema e l'altro, quindi ad un certo punto diventa molto semplice riconoscere questi schemi. Naturalmente la speranza è
di non entrare in una situazione del genere, però conoscendo questi schemi e questi patterns è molto facile vedere i red flags, i campanelli di allarme all'inizio. Ci sono diverse tipologie di narcisismo, quelle più quelle più comuni sono il narcisismo overt ed il narcisismo covert. Il narcisista overt è più, per farvi capire, io faccio tutto, non ho bisogno di nessuno, io so tutto, e lo fa anche capire di essere un pochino troppo esagerato, un pochino troppo quasi arrogante. Poi c'è la tipologia di narcisista covert, e io ho avuto a che fare con entrambe le tipologie. E per questo forse che dopo la prima ero convinta di saper rivedere i campanelli di allarme, ma in realtà non è così, perché poi un narcisista covert in realtà all'inizio è una persona che ti sembra sensibile, timida. Una frase che però può far capire un pochino sono le costanti manifestazioni di vittimismo, delle frasi super tipiche. E è incredibile quanto da manuale fossero, io non lo sapevo, ma tutto quello che devo fare io, no, gli altri, quello che hanno, io devo faticare 100 volte tanto per avere quello che hanno gli altri, sì, gli altri hanno lavorato ma io ho lavorato di più, gli altri hanno tutto ma io non ho niente, e questa è una cosa che può, a me, per me era non è stato un campanello di allarme, ma per tutti quelli che mi stavano attorno, per esempio, sì, ma io molte volte non ascolto. Però questa cosa è, nel tipo di narcisista covert, è molto. Quindi tu all'inizio pensi, questa è una persona sensibile che ha avuto una vita difficile e vuoi aiutarla, vuoi aiutarlo. E quindi tu all'inizio dici, questa è una persona dolce, gentile, sensibile, pacata, che non alza la voce, e quindi è quella la persona che ti piace. Nel narcisista, quello un po' più così, tu bene o male lo vedi che è un po' fuori, però dici, cavolo, però siamo innamorati, no, io lo amo, eccetera. Quindi almeno per me è stato più o meno così. Inizialmente però le storie con un narcisista iniziano con lui che, o lei, dopo 5 giorni ti dice ti amo, dopo che ti ha visto per una volta ti dice io ti ho aspettato per tutta la vita, appunto dopo 5 giorni ti dice ti amo, dopo 7 giorni ti dice prendi le chiavi di casa e vieni a vivere da me. E per me questo era tipo, oh che carino, no? Oh! Invece sono dei grossi campanelli di allarme, perché tu non puoi dopo 2 giorni che hai visto una persona, dopo 7 giorni che hai visto una persona dirle io voglio una vita con te, tu sei la mia fiamma gemella, eccetera. In un rapporto sano ci si conosce con il tempo e appunto ci si innamora. Certo che può esistere il colpo di fulmine, ma io vi sto parlando di una tipologia di persona che lo fa consapevole di indossare una maschera e lo fa apposta per intrappolarvi, è la parola che mi viene, ok? Quindi non sto parlando del colpo di fulmine e di come ci si possa innamorare dopo un giorno, eccetera. Io sto parlando di una tipologia di persona che indossa una maschera e che fa finta di essere tutto quello che tu vuoi, perché è strano come loro sanno quello che tu vorresti sentirti dire. E te lo dicono, e ti riempiono, e si chiama la fase love bombing. Ti dicono, tu sei la persona migliore del mondo, ti mettono proprio su un piedistallo. E questa cosa ti fa sentire benissimo, perché comunque ti senti finalmente apprezzato, ti senti finalmente amato, no? Qualcuno che ti ascolta, eccetera. Però a volte è strano, perché è quasi esagerato, no? E ti viene da dire, ma no, guarda che c'è, sono una persona normalissima come tutte le altre, cioè non sono perfetta. Poi però subito dopo, e di solito già dopo 1-3 mesi, quindi è una cosa molto veloce che succede, si passa alla fase devaluing, quindi svalutare. Questo passaggio però tra la fase del sei la persona più bella del mondo e la fase del ma forse questa cosa di te non mi piace, queste continue quasi impercettibili inizialmente, critiche che poi diventano delle vere e proprie offese pesanti che finiscono per cercare di invalidare chi sei tu, quello che fai, chi hai attorno, eccetera, ok?
Questo passaggio però è impercettibile, mi sono resa conto, ed è proprio questo che ti frega, ed è proprio questo che frega molti di voi che mi scrivete, e io vorrei che voi capiste che nei casi di persona narcisista, ovviamente, la persona che indossava questa maschera l'ha fatto apposta in modo che voi pensiate che questo è lui o questa è lei. In realtà, perché non dura tanto la prima fase? Perché non riescono a far finta, a recitare, perché non riescono a tenere la maschera addosso per troppo, quindi loro lo sanno bene e quindi recitano e cercano di intrappolarti quanto più in fretta che possono, perché sanno benissimo che se fanno passare troppo tempo, bene o male, ti accorgerai di quello che sono in realtà. Infatti, non dopo tantissimo inizia questa fase dello svalutamento, che però è appunto impercettibile inizialmente, sono solo delle piccole critiche che però si fanno sempre più pesanti, sempre più vicine e ravvicinate tra loro, fino quasi a diventare una cosa più che quotidiana, e anzi inizi a non ricordare più quando quella persona ti ha fatto un complimento, quando quella persona ti ha fatto una carezza, inizi a dire però è ormai più tempo che non ci sono queste cose, che più, non so se mi sono spiegata bene, cioè inizi a renderti conto che ormai le cose belle non ci sono neanche quasi più e ci sono soltanto le cose brutte. Fino a che ti rendi conto che questa persona punta sulla tua autostima e cerca di trovare i tuoi punti deboli per attaccarsi proprio a quello. E questo ho capito che i narcisisti lo fanno, non è una cosa, non è niente di personale, loro lo fanno perché hanno una sensazione di vuoto perenne dentro di loro, perché vorrebbero essere di più, vorrebbero fare di più, e hanno questo senso di inferiorità che dentro di loro gli dice tu non sei abbastanza, tu non fai abbastanza, e quindi per riuscire a sentirsi bene anche solo per pochi minuti tendono a buttare giù gli altri, perché questo li fa sentire un pochino meglio. A me, quando ho scoperto questo, quando ho letto questo, mi hanno fatto molta pena queste persone, perché deve essere veramente una vita orrenda. Quindi, però appunto, poi studiandoci su tantissime cose, quando vi leggete un libro del genere, tantissime cose si spiegano, perché i pattern, le frasi sono molto molto simili, ragazzi, in tutto il mondo, ok? I narcisisti questo fanno. La fase di valuing è la fase che dura di più. E tu ti trovi a pensare, ma come? Questa persona è talmente meravigliosa, è talmente una persona bella, che devo per forza essere io quella sbagliata. E quindi inizi a farti mille domande, mille dubbi, provi, cerchi di parlare, ma vedi che non solo l'altra persona non sembra essere interessata, ma anzi, sembra giovare di questo. Una cosa che appunto ho imparato è che questa tipologia di persona gode nel litigio, gode nel litigare, come se fossero, se per loro fosse il loro habitat naturale, ok? Se fosse la cosa più normale di questo mondo passare le giornate a litigare, a cercare problemi quando in realtà neanche esistono. E io ho avuto anche da una di queste persone poi una convalida in ciò, nel senso che a distanza di un po' di tempo, dopo che tra l'altro questa persona era andata avanti a stalkerarmi per tanto tempo, me l'ho anche confessato poi. Io lo facevo perché ero convinto che così ti avrei tenuta stretta per sempre. Quando tu pensi che una persona è talmente splendida e meravigliosa e vedi che se la prende costantemente con te, pensi di essere appunto tu la persona che sbaglia, e invece loro lo fanno perché appunto ti sentono di tenerti così in trappola, perché tu sei in questa dissonanza cognitiva che dici ma come, questa persona era talmente meravigliosa però adesso dice questo, ma com'è possibile? E perché non arrivano mai a mancare completamente i momenti di up, perché ci sono sempre più, inizialmente solo momenti up, poi piano piano sempre più down, sempre meno up, però anche quando si arriva proprio che ci sono
quasi solo momenti down, quindi solo quasi insulti, solo quasi critiche pesanti, solo quasi anche critiche subdole, di quelle che ti fanno pensare, no, ma è per aiutarti, però intanto ti insultano profondamente nella persona che sei. Perché rimangono sempre quei piccolissimi momenti di up, quelle piccole magari carezze, coccole o magari una parolina carina ogni tanto? Perché? Perché loro sono molto bravi nel capire quando tu ti stai per rompere le scatole definitivamente. E in quel preciso istante, o un istante prima, ti danno quella piccola briciola. E tu sei lì ad elemosinare quella piccolissima briciola. E tu rimani perché? Perché questa tipologia di relazione tiene bloccata perché tu vivi per quei momenti belli, e quindi sono talmente belli quei momenti quando non ne hai mai, che tu pensi che sia la cosa migliore che ti può succedere, quando in realtà poi ti rendi conto che quella era la cosa peggiore che ti potesse succedere, e che una vita così non è una vita bella, e che io non consiglio a nessuno. Arrivare poi all'ultima fase, arriva alla fase del discard. Molto spesso queste persone sono già in contatto con un'altra persona, non necessariamente, però a volte sono già in contatto con un'altra persona, perché questa tipologia di appunto narcisista, queste persone non riescono a stare da sole, non possono stare da sole, quindi per loro non è concepibile concludere una relazione senza averne già un'altra che si sta evolvendo, ok? Quindi non quindi molto spesso la fase del discard capita o perché tu ti stufi e dici basta, cioè vattene quel paese, veramente basta, ricomincio da me stessa e ricomincio a ricostruirmi la mia autostima, oppure il narcisista stesso ha lasciati perché arriva a quella fase in cui ha già una nuova vittima. Perché è così. Con cui tra l'altro si ripetono gli stessi identici schemi, molto spesso però leggermente peggiorando nel tempo, purtroppo, perché così come tu magari dopo una relazione del genere impari tante cose, anche il narcisista dopo tante relazioni del genere impara tante cose sulla debolezza delle persone, su come aggrapparsi a quello che fa stare magari male, a quello che ti fa mettere in dubbio tante cose, ok? Quindi anche loro con le relazioni sono sempre più bravi in quello che fanno. Quindi io molto spesso mi arrivano messaggi in cui mi dite: Nicole, io sono bloccata in una relazione in cui sto male, lui mi tratta male, mi offende, mi insulta. Questa persona sono anni che mi tratta così, inizialmente non era così, ma io quella persona che ho conosciuto all'inizio non la rivedo, cosa devo fare? Ragazzi, la persona che voi vedete ogni giorno è la persona vera, ok? Non potete aggrapparvi al primo mese, ai primi due mesi di relazione, se sono 2-3 anni che questa persona vi fa degli abusi psicologici, appunto, o peggio. Quindi vi prego, non perdete altro tempo della vostra vita preziosa che una, ok? E liberatevi di queste persone tossiche, come vi dicevo l'altro giorno, persone tossiche, persone che ti tolgono l'energia, ti tolgono la linfa vitale, ti tolgono la positività, ti tolgono la gioia di vivere, ti tolgono il piacere di andare fuori e di goderti un'uscita con gli amici, perché non riesci a godertela, perché già sai che poi quella persona avrà qualcosa da ridire. Ragazzi, questa non è vita, ne abbiamo una. Io voglio veramente incoraggiare tutte voi, ragazze e anche ragazzi però appunto, che mi seguite, nel fare questo, nel dire: senti, sai che c'è, basta. E poi però bloccate ovunque, su Instagram, su Facebook, bloccate, cioè dovunque, ok? WhatsApp, prima cosa, non ci devono essere ripensamenti. Perché? Perché un'altra fase molto, molto comune, e io ne so qualcosa, del narcisismo, è poi il hoovering, che capita quando? Quando o la nuova vittima si è stufata ed è, si è filata,
oppure per un qualche motivo appunto rimangono soli e tornano da te con questo hoovering per cercare di risucchiarti di nuovo in quella orribile trappola. E sono di nuovo le persone, magicamente, sono di nuovo le persone meravigliose che erano all'inizio. E tu dici, ma cavolo, ma quindi sei quella persona? E magari tu ritorni in quella dissonanza cognitiva che dici, no, forse è vero, allora no. E questo è molto pericoloso, perché molto spesso, quando poi ci ritorni assieme, ti puniscono per esserci cascata una seconda volta, ok? Perché in realtà il narcisista non stima chi cade nelle sue trappole. E anzi, prova, alla fine provano un vero e proprio, come si dice, non disgusto, un vero e proprio disprezzo. Se ci ricaschi è molto peggio di prima, quindi attenzione anche a questo, e può durare anche tanto. In uno dei miei due casi la persona era arrivata appunto proprio a fare stalking, ed è stata una situazione anche in cui mi ha inseguito per la strada e io scappavo da sola da questa persona, ed è stato molto molto, mi sono spaventata tanto, ecco, e non vorrei che succedesse a nessuno. E quindi questo è un po' quello che volevo dire, il messaggio che volevo far passare è proprio questo. Volevo parlare con tutti quelli che mi scrivono messaggi del genere e che spero di aver aiutato un po' con la mia esperienza. È pur vero però, e lo sapete, io ci credo profondamente, che se ci succedono delle determinate cose, un perché c'è, evidentemente qualcosa dovevamo imparare. E io da queste relazioni ho imparato molto. Ho imparato che cosa accetto e che cosa non accetto, e so che queste cose ve le avevo anche già dette, ma ho imparato che cosa... Ho toccato un paio di volte forse questo argomento, ma molto, molto, non nello specifico appunto del narcisismo, ma relazioni con persone del genere, e io pensavo di averlo capito dopo la prima, ma non l'ho capito, però relazioni con persone del genere ti fanno veramente capire. Allora, uno, è paradossale perché ti tolgono tutta l'autostima, no? Ti fanno dubitare di tutto, però quando poi questa persona nella tua vita non c'è più, tu non solo riacquisti l'autostima che avevi, cioè anche di più, ok? Perché ti rendi conto che cavolo, cioè con tutto quello che mi è successo, nel senso, io adesso come adesso mi sento ancora più forte, quindi ti aiuta a, uno, imparare ad ascoltare i campanelli d'allarme, anche quando pensi di sapere che devi ascoltarli, non lo sai. Quindi bisogna sempre ricordarsi di, uno, di credere a famiglia ed amici, perché loro vedono quello che noi non vediamo perché abbiamo il prosciutto sugli occhi, ok? Questo è molto importante. Bisogna poi imparare ad ascoltare se stessi, perché tanti campanelli di allarme c'erano e io ho deciso di non ascoltare me stessa. Anche se a volte sono quasi... Cioè, sono molto intuitiva io, a volte sono quasi veggente, nel senso che, cioè, fa ridere, però per dirvi che sono molto intuitiva. E quindi, visto che col senno di poi mi sono resa conto che ci avevo azzeccato su tutto, ti arrabbi un po' con te stessa perché dici, cavolo, io lo sapevo, ma non credevo a me stessa, credevo a questa persona, no? Però è pur vero che poi questo ti aiuta... Uno, a riconoscere queste cose nelle relazioni che hai dopo. Due, a sapere che cosa accetti e che cosa non accetti in una relazione. Nel senso che se poi qualcuno ti dice una cosa del genere, o cerca di insultare te, o fa... o la tua famiglia, oppure... insomma, tantissimi gesti, ragazzi, che lo sappiamo che sono campanelli di allarme grandi così... Impariamo che queste cose non le accettiamo, e quindi quando poi una persona ti fa una cosa del genere, tu gli dici, sai che c'è? Io sto bene da sola, ciao! E quindi vorrei appunto che arrivaste tutti a questo punto, anche se si può sempre poi sbagliare ancora nella vita, e sicuramente io non sono perfetta e non penso di non sbagliare mai più nella mia vita, ma non accetterai mai cose che già ti sono successe. Ed arrivi ad un certo punto ad essere molto esigente,
che è giusto che sia così, perché è giusto pensare che ci meritiamo tanto, perché se, come vi ho detto spesso, se non ci prendiamo noi cura di noi stessi, non può farlo nessun altro per noi. Certo, è bello avere famiglia e amici, e io sono la prima a dirlo che ho tantissimi amici meravigliosi e la mia famiglia anche, ok? Ho due genitori meravigliosi e tantissimi amici a cui voglio un bene dell'anima, però se non ci prendiamo noi cura di noi stessi per primi, nessuno potrà farlo per noi. Quindi ragazzi, io a questo punto voglio davvero invitarvi a partecipare nei commenti, perché più scriviamo sull'argomento meglio è, e soprattutto più ci aiutiamo a vicenda. Quindi mi farebbe veramente tanto piacere vedere se qualcuno venisse a chiedere consiglio nei commenti, vedere altre ragazze, altri ragazzi che lo consigliano o la consigliano. Voglio che i commenti di questo video siano un posto dove parlare di questo, se ne avete bisogno. Voglio sapere le vostre esperienze, se conoscete il narcisismo, se avete avuto a che fare con persone con questi tratti, che poi appunto possono essere patologici o meno, se interferiscono nella tua vita in tutti i sensi. C'è anche un narcisismo sano, se lieve sulla scala, no? Ovviamente, però io sto parlando ovviamente di persone che a causa di questo loro problema fanno soffrire gli altri, ok? E condizionano la vita a loro stessi e agli altri. Voglio sapere se appunto avete avuto esperienze del genere, se sì, in quale ambito: amore, amicizie, lavoro, famiglia, ok? E fatemi sapere, perché forse questo video, più degli ultimi, non lo so, 100, non vedo l'ora di vedere che cosa mi scriverete e di leggere le vostre esperienze e se avete avuto appunto esperienze simili alla mia. Quindi, mia family, è stato difficile questo video, ho ancora il cuore che mi batte all'impazzata, è ora di cena, mi è passata la fame, anche mi si è chiuso lo stomaco, quindi adesso comunque mi calmerò, ma è stato un video difficile per me, molto personale, però sono sicura che, pur non entrando nei particolari, penso che le mie parole possano aiutare chi non ne sa nulla sull'argomento. E appunto, fatemi sapere. Niente, mia family, questo è quanto, non mi dilungo troppo perché non so quanto sarà lungo questo video, poi io parlo per ore, mi conoscete. Vi mando un bacio grandissimo, mai come oggi vi do un abbraccio forte, vi voglio ricordare ancora che siete tanto forti, che non lo sapete, ma la forza che abbiamo dentro di noi è tanta, tanta, tanta di più rispetto a quella che pensiamo. Provare per credere, quindi vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo e noi ci vediamo domani, sempre puntualissimi, 17:30, con un nuovo video. Ciao!